Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oramai l'argomento che c'è in questi ultimi giorni della season 4 è: bisogna guardare là in alto, ragazzi. È il cielo squarciato. È successo, come abbiamo visto tutti, qualcosa di incredibile che nessuno si aspettava durante il lancio del rocket. Sì, ragazzi, è stato aperto un portale spazio-temporale nel cielo. Avete visto il mio video di ieri sera, specialissimo, quello delle ore 22 circa, dove nella mappa fisicamente è apparso un vero e proprio portale a rifugio ritirato. Ma quello che noi guardiamo, ragazzi, è sempre là sopra di noi ed è veramente una cosa incredibile vedere questi squarci nel cielo che possono davvero confermare queste vecchie teorie che si dicevano già nella season 4 di una possibile ambientazione nelle epoche storiche. Nessuno si sarebbe mai immaginato che fosse davvero così la cosa, ma se ci pensiamo bene, un portale spazio-temporale nel cielo dà il via praticamente a un'infinità di possibilità per una nuova season. Ci potrebbero essere veramente qualsiasi cosa noi possiamo immaginare, sia del passato che del futuro. Magari, ragazzi, vi ricordate il modulo lunare che abbiamo visto 2 o 3 giorni fa? Magari potrebbe non essere un modulo lunare, ma potrebbe essere un veicolo del futuro. Non lo sappiamo, di certo. Adesso vi farò vedere delle immagini, ragazzi. E se ci pensiamo bene, un po' Epic Games qualcosa aveva voluto spoilerarci senza dire niente. Andiamo un attimo a dare un'occhiatina alle immagini, ragazzi. Queste sono delle immagini, dei fotogrammi presi dal trailer ufficiale di Parco Giochi, ok? Quindi dici il Parco Giochi, in realtà che cacchio c'entra a chiudere il Parco Giochi con le modalità? Se noi facciamo un po' attenzione, allora, innanzitutto qui viene mostrata palesemente una piramide egiziana e quindi non è proprio un caso, secondo me, che l'abbiano mostrata. Se proseguiamo, ragazzi, guardiamo di nuovo, ancora mostrano ad Acri Anarchici un altro riferimento al passato, quindi una sfinge, ragazzi. Che senso ha mettere una sfinge ad Acri Anarchici? Secondo me, ragazzi, lo sappiamo, Epic Games sono furbi, perché loro ti dicono una cosa, intanto te ne mettono dentro un'altra e intanto stanno già pensando a un'altra cosa. Questa, secondo me, ragazzi, è un altro chiaro riferimento all'epoca storica egiziana. Eppure questa, raga, ve lo ricordate se voi avete visto il mio video dove vi ho pubblicato, dove vi ho detto 2 parole sul Parco Giochi e il suo trailer ufficiale? Questo, ragazzi, è il Far West. Vi ricordate? Fanno vedere uno spezzone dove c'è la truppa rara, che è quella, il cowboy praticamente, che spara a 3 possibili malintenzionati, ed è palesemente un riferimento al Far West che si va in realtà a riallacciare a quei file che abbiamo visto qualche giorno fa, dove c'era la bicicletta. Ve ne faccio vedere altri di file adesso. Dove c'era la bicicletta, il tavolo da poker, l'insegna, quella come se dovesse entrare nel paese. Quindi, ragazzi, Far West è abbastanza, abbastanza confermato. E ce n'è ancora un'altra di immagine, raga, che è questa, che praticamente ritrae tranquillamente il Medioevo. E sarebbe, potrebbe anche essere un'immagine che si va a riallacciare al piccone rosso che abbiamo visto, magari, visto che si è alzata una polemica incredibile, ragazzi, nel web per un possibile rientro del Cavaliere Rosso. Anche sotto il mio video molti mi avete commentato dicendo ovviamente la vostra opinione, e io, leggendo un po' le opinioni del web, siete tutti abbastanza d'accordo, o meglio, siete divisi bene in 2 fazioni. C'è chi dice: yeah, il Cavaliere Rosso è una delle mie skin preferite, la rivoglio assolutamente. E c'è chi dice: non ha senso che ritorni una vecchia skin leggendaria che oramai ha
ha un certo valore anche per quanto riguarda una possibile vendita di account, nel senso perderebbe la sua rarità qualora dovesse tornare. Quindi effettivamente c'è un altro bel dibattito sul Cavaliere Rosso, torna o non ritorna. Comunque questo, ragazzi, è il Medioevo. Se andiamo avanti, ragazzi, possiamo un attimo guardare, come sempre, sapete che a me mi piace portarvi queste cose qua, questi sono dei file presi ovviamente dalle directory, dalle variabili scusate, del gioco, ragazzi. Se andiamo a guardare, questo è una nuova location, Fortnite Game Content Environments, sono le cartelle, Props è la sottocartella, ragazzi, Strip Mall. Allora, Strip Mall è una nuova location e secondo me è qualcosa sempre inerente al Far West. Dovrebbe essere qualcosa tipo relativo, tipo un negozio di vestiti, no? Qualcosa del genere, perché in realtà non è un negozio di vestiti, una città, in poche parole, perché noi andiamo a vedere Strip Mall. Se poi ci spostiamo ancora, vediamo, c'è Prop Bathroom, quindi il bagno, Flower Shop, il negozio di fiori, Newspaper, il negozio di giornali, Clothing Rack, il negozio di vestiti, Bookstore, il negozio di libri, ragazzi, potrebbe tranquillamente, anzi sarà così, essere una nuova location, un nuovo mini paesino, raga, perché è così, eh. Questi sono dei negozi che fanno parte principalmente di un vecchio paesino fa del Far West. Il negozio di giornali, non so, è che se c'erano i giornali, sì c'erano, magari non è che li vendevano così, però il negozio di fiori, il bagno, la libreria, insomma, ragazzi, qualcosa si sta già vedendo da questi file. Proseguendo ancora, vi faccio vedere un'altra location che verrà inserita, ragazzi, qua ve li ho sottolineati io, questi sono sempre delle parti prese dai file di gioco, e se andiamo a vedere nei file che vi ho sottolineato, Ruined Town, quindi ragazzi il nome della city o addirittura un'altra location sarebbe le rovine della città. Quindi una città oramai abbandonata, in poche parole, che sarebbe in realtà tipica del Far West. C'è da capire, non posso dirvi troppe cose perché potrei magari dirvi cose sbagliate, ragazzi. Io ho tante teorie, però voglio aspettare ancora qualche giorno. Questa è praticamente un'altra city che ci sarà dentro, una città abbandonata che abbiamo. Infatti noi, se ne andiamo a vedere, c'è Stadium, che è quello che abbiamo messo. Se andiamo ancora più sotto, c'è Suburban, in poche parole, che è ancora un'altra. C'è Toilet Factory, che è il laboratorio della latrina. C'è il Tune, insomma, ragazzi, ce ne sarà. Se poi andiamo avanti, ragazzi, qua vi faccio vedere un pochettino meglio tutti i file che abbiamo visto anche prima, quella della nuova city, la Strip Mall. Ci sono anche delle immagini di gioco, raga, perché io non vi lascio solo con le scritte, perché che cacchio mi fai vedere solamente le scritte, porca vacca. No, ragazzi, guardate che cosa è stato nuovamente scoperto. Allora, questa è un'immagine che è palesemente presa da un negozio di vestiti, ragazzi. Quindi quello che leggevamo prima, il clothing shop, praticamente. E qua bisogna capire una cosa, cioè fa solamente parte dell'arredamento o verrà implementata qualche funzionalità di cui si stava già parlando, e quindi potremo cambiare il colore, per dire, dei vestiti, delle nostre skin? Non lo so. Di certo, ragazzi, qua, come vedete, alcuni vestiti sono stati venduti, potrebbero tranquillamente essere dei file presenti nel negozio, in poche parole, quindi degli oggetti di arredamento, non lo sappiamo. E per chiudere, ragazzi, eccola qua, l'insegna della libreria, si chiamerà McGoffians, e come vedete, Goffians, yeah, e come vedete, ragazzi, the British, e come vedete, ragazzi, reca un calamaio tipico dei vecchi anni che furono, un libro, più libri in realtà, con la sua insegna centrale.
Beh, ragazzi, questi erano veramente delle notizie fresche, come le fresche di quello che stiamo per aspettarci e della mega season 5 che arriverà, vi ricordo, il 9 luglio. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Dai raga, fatemi vedere un po' in quanti lo vedete. Un bel like, mi raccomando se vi è piaciuto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna notizia di Fortnite e ovviamente appena sapremo di più di Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live. Ciao!